Questo è un corso di drag queen. Che cos'è la drag queen? Personaggio surreale. Un clown perché comunque indossa scarpe vertiginose, abiti molto colorati. Credo che sia un modo di essere quello che non si è. Ho voluto provare a insegnare ai miei allievi quello che ho fatto in 21 anni della mia arte. Anche di improvvisazione. Ma ieri sera che cosa hai fatto? Qualcosa che avrà fatto una regina. Chattato con la regina Elisabetta perché è mia parente. Parlavamo di come farci le unghie. Cerchiamo di costruire un artista, qualcuno che si riesce a costruire da solo, dalle parrucche a una coreografia. Il personaggio di per sé, sia nella parte comica che nella parte un po' drammatica. Porteremo corsi di canto, corsi di voce, dobbiamo trovare le sfaccettature della voce o dei appoggi vocali. Questa è la nostra casa, è il piccolo teatro comico di Torino, è un bellissimo palco, piccolo, intimo, e sembra di stare in una famiglia. Se andiamo a vedere nel teatro, l'uomo era l'unico che poteva stare sopra il palco nell'antichità e quindi l'uomo faceva delle parti da donna. Le drag queen sono nate per lottare con i diritti omosessuali, sono quelle che danno folklore in tutte le manifestazioni. E adesso invece l'abbiamo portata nei teatri. La drag queen non è per forza omosessuale, può essere anche una donna, si chiamano bio queen. Sono una fan delle drag queen da quando ero una ragazzina, però pensavo che fosse una cosa riservata solo agli uomini, invece poi quando ho aperto questa scuola e ho saputo che potevano accedere anche le donne, non ho resistito. Questa scuola ti obbliga, divertendoti, perché mi diverto un sacco, a superare i limiti che uno ha. Libera tante cose, tanti pregiudizi, tanti preconcetti che uno ha in testa. Quattro passi, mi fermo. Uno, due, tre, quattro. Mi giro, respiro. Quando vi chiamo, arrivo, sguardo, guardo e poi ritorno di nuovo. Un uomo farebbe questo. La drag deve essere più aperta, più eccentrica possibile. Una drag si deve vedere sempre, deve disturbare nel senso buono quando entra in sala davanti a tanta gente, quel rumore, quella marmaglia di gente che parla, eccetera, eccetera, si deve fermare perché sta entrando una regina. Molta gente arriva forse perché vorrebbe trovare in sé una nuova filosofia da seguire, un'antinoia di questi giorni che siamo rimasti troppo chiusi in casa. Forse anche per 3 minuti di palco, oppure non saliranno mai sopra il palco questi miei allievi perché vogliono tenere per sé questa arte.